Allora, questo è il secondo incontro, che facciamo per questo corso, diciamo, questi incontri di approfondimento sulla storia, i fondamenti e il futuro di medicina democratica. Questo è il secondo incontro, dei 10 che abbiamo, previsto da qui fino al 9 marzo. Adesso saranno tutte le settimane, tutti i martedì. Oggi parleremo di diritto alla salute nell'ambiente di lavoro con Gino Carpentiero, che è medico del lavoro di Firenze, è responsabile dello sportello di salute di medicina democratica a Firenze. E poi interverrà anche Marco Caldiroli, che è il presidente di Medicina Democratica. Il presidente di Medicina Democratica, nonché appunto un operatore della prevenzione e anche responsabile dei problemi ambientali di Castellanza. Dunque, niente, io direi che lascio subito la parola a Gino Carpentiero, così possiamo cominciare. Prego, Gino. Sì, buonasera, io sono Gino Carpentiero. Intanto volevo dire che il mio intervento sarà a due voci perché dopo lascerò la parola all'avvocato Alessandro Rombolà, che è anche un nostro iscritto e militante di Medicina Democratica, in quanto diciamo, la parte sugli sportelli di salute la seguiamo da molti anni, dal 2009 insieme, quindi sugli aspetti più legali. Dirà qualcosa lui, insomma. Io mi prenderei i primi 20, 20, 25 minuti, poi lascerei la parola ad Alessandro e dopo Marco nella seconda ora. Cosa ecco dire della salute nei luoghi di lavoro e quindi di come siamo arrivati ad aprire uno sportello. Salute nei luoghi di lavoro a Firenze. Bisogna pensavo un attimino di partire un pochino da lontano, ma giusto per fare un pizzico di storia, visto che è questo un po' il nostro intendimento, quello di trasmettere un pizzico di storia di medicina democratica ai posteri, diciamo, e comunque anche a non iscritti a medicina democratica. Ecco, quindi la nuova medicina del lavoro, partendo proprio da molto lontano e molto sinteticamente, parte nell'autunno caldo del 1969, le lotte operaie contro la nocività del lavoro in fabbrica. Praticamente fino ad allora la medicina del lavoro era stata solo di tipo cattedratico e tutta rinchiusa negli istituti di medicina del lavoro delle università. Sicuramente bravissime persone, per carità, ma molto slegate dalla realtà effettiva. Una delle più famose era la Clinica del Lavoro di Milano, la Clinica De Voto. Con l'autunno caldo tutto cambia e appunto partono le lotte per la nocività e gli operai si incontrano con gli studenti, anche gli studenti di medicina, e quindi da qui nasce un rapporto importante che ebbe poi in Giulio Maccacaro, Luigi Mara e quindi nasce poi Medicina Democratica e questo rapporto tra medici e lavoratori, diciamo che non si romperà più, perlomeno fino a quando le lotte operaie
saranno vivaci e continueranno a mettere in discussione l'organizzazione capitalistica del lavoro e quindi la nocività in fabbrica, gli infortuni sul lavoro in fabbrica. Ecco, diciamo che altre tappe dopo l'inizio del 69, possiamo rapidamente quindi dire del 1972 il convegno della FIOM a Torino sulla salute e sicurezza sul lavoro, di Ivo Roddone, studioso dell'Università di Torino, medico del lavoro e psicologo del lavoro. Lanciò l'idea dei quattro gruppi di fattori di rischio: chimico-fisico, rischio infortunistico e rischio dell'organizzazione del lavoro. Questa fu la 72, che poi fu seguito nel 1973 dal convegno di Firenze del Partito di Unità Proletaria sulla nocività in fabbrica. Che fu organizzato appunto dal PDUP, ma che ebbe protagonisti Castellanza, Luigi Mara e il gruppo di Castellanza e ovviamente Giulio Maccacaro. E si arriva così al primo congresso di medicina democratica. Sto proprio saltando pari pari, un po', ma era solo per dare alcuni riferimenti storici. Primo congresso di medicina democratica che avviene a Bologna nel maggio 1976. Giulio Maccacaro muore improvvisamente nel gennaio 1977, il 15 gennaio, quindi fra 3 giorni c'è l'anniversario. E qui insomma lascia un grande vuoto, anche se le lotte poi andranno ancora avanti per un certo periodo. Per quello che mi riguarda, io ho vissuto quel periodo, ero a Milano, avevo persino chiesto la tesi di laurea a Giulio Maccacaro nel novembre del 76, però ovviamente la cosa poi si interruppe per la sua morte e quindi poi ho collaborato con Antonio Grieco, che era nella clinica del lavoro di Milano, l'ala di sinistra, diciamo, sinistra comunista, e che aveva costituito il centro di medicina preventiva dei lavoratori. Questo porterà, grazie all'azione di Grieco, ma grazie soprattutto all'azione del movimento operaio e dei primi medici del lavoro che vengono fuori dalle università, soprattutto a Milano, dall'università statale, nel 1972 erano nati i primi SMAL, servizi di medicina per gli ambienti di lavoro. Il primo fu a Cinisello Balsamo, proprio nel 72, credo aprile 72. 1 o 2 mesi dopo verrà promulgata in Regione Lombardia la legge 37, 37-72, che istituzionalizzava la nascita dei servizi di medicina del lavoro. Ecco, questo è un po'. Gli SMAL rappresenteranno la principale sponda in quegli anni. La principale sponda, scusate, è la principale sponda del movimento operaio. In effetti, i lavoratori si rivolgevano ai servizi di medicina del lavoro che utilizzando la metodologia partecipata dei gruppi operai omogenei, assemblea di gruppi operai omogenei, e quindi portavano avanti l'intervento nelle fabbriche in cui la soggettività dei lavoratori
appunto era centrale, proprio quello che diceva Maccacaro nei suoi interventi teorici, insomma. La soggettività operaia e la validazione consensuale, l'altro perno dell'intervento di Gismale nelle fabbriche, erano i due momenti importantissimi. Cioè la validazione consensuale era la validazione dell'intervento dei tecnici, medici, tecnici della prevenzione nelle aziende. Quindi praticamente le relazioni conclusive con cui i medici degli SMAL concludevano un intervento in un'azienda venivano comunque sempre prima sottoposte al giudizio delle assemblee di fabbrica, assemblea di gruppo omogeneo e assemblea generale. Questo, ecco, per dirlo molto sinteticamente, il sottoscritto lavorò proprio a fare una tesi con questo intervento di tipo partecipato alla Breda Fucina di Sesto San Giovanni negli anni che vanno dal 77 al 78 con lo SMAL di Sesto San Giovanni, la dottoressa Bodini e il dottor Audisio. Ecco, quindi e nel 79 cominciai a lavorare anch'io allo SMAL di Cinisello Balsamo. Ecco, quindi intreccio un po' la mia storia personale con quella di tipo generale. Gli SMAL continuarono ancora per un po' con l'intervento partecipato, ma poi con la riforma sanitaria del 1978 e con la nascita delle unità sanitarie locali si istituzionalizzarono e da lì nacquero praticamente i servizi di prevenzione, cambiarono anche nome nei luoghi di lavoro e diciamo che questo fu un bene perché gli operatori dei servizi acquisirono anche le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, almeno alcuni di essi, ma fu anche un male perché l'intervento istituzionale fece perdere anche molto di quella che era stata la metodologia precedente degli interventi partecipati. C'è però anche da dire che con l'inizio degli anni Ottanta cominciò un grave riflusso nel movimento operaio e quindi quel tipo di intervento comunque si sarebbe perso perché tranne alcune situazioni come quella di Castellanza, poche situazioni a livello nazionale, per il resto la sconfitta operaia alla Fiat dell'ottobre 1980 portò a un riflusso grave, riflusso che non si è nemmeno mai, a mio avviso, questo è il mio giudizio, arrestato, per cui oggi abbiamo quella che è una situazione di parcellizzazione dei lavoratori, del movimento operaio. Il sottoscritto si trasferì a Firenze alla fine degli anni Ottanta da Milano. E qui conobbi Beppe Banchi, che oltre che essere militante, fondatore, uno dei fondatori di Medicina Democratica, lavorava anche in quell'epoca a un centro di documentazione, e fu uno dei primi a livello nazionale, il CEDOC di Firenze, che cercava di raccogliere un po' tutta la documentazione sulle problematiche di prevenzione nei luoghi di lavoro, prevenzione ambientale all'interno appunto di una struttura centralizzata. E con Beppe facemmo poi dei lavori insieme, un lavoro sui profili di rischio dell'ISPES, un grosso lavoro, e alla fine mi convinse a tornare a avvicinarmi a Medicina Democratica perché
Precedentemente mi ero un po' avvicinato più che altro alla lotta partitica come militante del PDUP e quindi avevo un po' perso la mia visione movimentista, insomma, ecco. Per cui diciamo che nel 2000 a Firenze con il convegno Interrompere le stragi sul lavoro inizia la storia più recente degli ultimi 20 anni di Medicina Democratica e nasce praticamente con quell'iniziativa che nasceva sull'onda di una valanga di infortuni mortali che c'erano stati in quel periodo. Poi sono continuati, non è che purtroppo si siano interrotti. Gli infortuni mortali che si erano avuti in particolare in Toscana, ma comunque anche a livello nazionale. Ecco, con quell'iniziativa volevamo, insomma, provare anche a risvegliare sindacati su queste tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. E partì così lo sportello, il primo intervento, lo ricordo ancora, e fu quello che ci richiese un operaio speciale che poi diventò amico di Medicina Democratica, Pietro Mirabelli, che poi è stato conosciuto un po' anche a livello nazionale, che aveva iniziato con i suoi compagni di lavoro una lotta stile anni 70 contro i turni di lavoro estremi che erano stati, con il consenso del sindacato confederale, erano stati adottati nei lavori dell'alta velocità Bologna-Firenze. E con Pietro Mirabelli si farà poi un lungo itinerario insieme. E io non sapevo molto della nocività degli orari dei turni di lavoro. Riuscimmo a coinvolgere il professor Giovanni Costa dell'Università di Verona, che successivamente poi si trasferì a Milano negli anni 2000. Provammo a fare delle ricerche su come un tipo di turno con molte notti consecutive fosse un turno che aveva un impatto grave sulla salute dei lavoratori, ma anche su fenomeni infortunistici, sui lavori dell'alta velocità, furono pubblicati anche appunto in due convegni, quello di Santos in Brasile e quello di Verona, le conclusioni di questi studi. Facemmo delle proposte anche al sindacato, ma il sindacato era completamente sordo a queste questioni. Quindi diciamo che riuscimmo più a creare consapevolezza nei lavoratori dell'alta velocità circa la nocività che il lavoro dei lavoratori, che poi si aggiungeva alla nocività normale della polvere, rumore, vibrazioni, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che facemmo un lavoro molto anche formativo, formammo RDS, formammo delegati sindacali in quel periodo, però la lotta per migliorare il turno, che era fatto da 6 notti consecutive, ecco perché l'impatto era notevole. 6 notti, 6 mattine, sei pomeriggi, 6 mattine, praticamente era un turno molto importante che vedeva i lavoratori molto a disagio. Infatti aumentava anche l'assenteismo, tra virgolette, assenteismo. In questo caso era l'autodifesa dei lavoratori a un turno estremo. E diciamo che un po' andavamo avanti studiando queste problematiche dell'organizzazione del lavoro anche
Successivamente, alla fine dei lavori dell'alta velocità, con i lavori della variante di Valico e con i lavori della terza corsia, riuscì a coinvolgere anche l'ASL a poter fare delle ricerche finanziate un po' dalla regione toscana, un po' dall'ISPES, prima che morisse. E anche in questi casi cercammo di rilanciare la vecchia metodologia della soggettività, per cui vennero somministrati questionari di gruppo omogeneo ai lavoratori e diciamo che ottenemmo come alcuni risultati importanti, era soprattutto quello dell'aumento del disagio lavorativo e anche dell'uso di alcol e di sostanze all'interno dei luoghi di lavoro proprio come conseguenza di uno stress estremo. Questa ricerca, che era il progetto Euridice, fu portata avanti anche con il rapporto che si stabilì con la cooperativa di studi e ricerca sociale Marcella di Como, che aveva come anima il dottor Pino De Luca, appunto che viveva in provincia di Como, ma che portava avanti il progetto un po' in tutta Italia e anche in Europa. Quindi legare lo stress e il mobbing alle problematiche di dipendenze o di uso-abuso di alcol e altre sostanze. Diciamo che insomma la prima parte della storia è un pochino questa. Nel frattempo cominciarono ad arrivare a me all'ASL lavoratori che subivano mobbing e quindi intorno al 2002 aprì anche quest'altro filone di problema, quindi da una parte il lavoro a turni e dall'altra il mobbing. E nel frattempo si era aperto a Milano il centro clinico per il disadattamento lavorativo presso la clinica del lavoro, quindi una specie di primo centro antimobbing d'Italia con il dottor Renato Giulioli, la dottoressa Maria Grazia Cassitto. Praticamente facevano anche formazione e quindi io con uno psichiatra e una psicologa andammo a Milano per una full immersion per poter gestire dei casi di mobbing correlati, insomma, di patologie mobbing correlate. Ecco, è così che parte anche lo sportello di medicina democratica sul disagio lavorativo. Parte nel 2003, parte anche perché la ASL si oppone alla nascita di un centro clinico dentro, di tipo pubblico, ne nasce uno a Pisa, giusto appunto nel 2003. Io mi battei perché ne nascesse uno anche a Firenze, ma i miei responsabili erano un po' sordi, erano, diciamo, molto lontani da questo tipo di tematiche. Per cui si partì con lo sportello nella sede di Piazza Balducci, gentilmente messeci a disposizione dai ferrovieri, da Ezio Gallori, e da allora cominciamo a vedere tantissime persone arrivavano. Tra l'altro si stabilì un buon rapporto con lo sportello mobbing della CGIL Toscana, che aveva un operatore davvero molto bravo, infatti poi fu
rimosso dalla CGIL perché facevo questo dovere e che ci mandava tantissimi casi. Insomma. Si lavorava davvero tanto. E io facevo praticamente dopo il mio orario di lavoro, andavo in sede e vedevo le persone, coinvolgendo poi uno psichiatra e due psicologi in quella prima fase. Poi si unì anche un altro medico del lavoro. Ecco, e così si andò avanti vedendo tantissime persone mobbizzate, che avevano subito gravi forme di mobbing. Ci fu poi una crisi del gruppo, una crisi che portò allo scioglimento di quel gruppo, che però rinacque nel 2009 con l'aiuto di Dario Medico e con l'entrata nel gruppo di Alessandro Rombolano, molto importante perché per la prima volta c'era anche un avvocato nel gruppo. Quindi ripartì e ampliamo anche l'offerta alle malattie professionali, sempre dall'organizzazione del lavoro, ma di tipo muscoloscheletrico. E quindi da movimentazione manuale carichi e da movimenti ripetitivi degli arti superiori. Riuscimmo anche a coinvolgere la dottoressa, molto esperta su queste ultime di patologie e di rischi, Marinella Martinelli di Reggio Emilia e anche l'ingegnere Marco Spezia, che poi successivamente decise di entrare in medicina democratica. Ecco, diciamo che partirono tutta una serie di azioni in difesa di lavoratori, quindi contro l'INAIL soprattutto. Poi ovviamente facevamo anche formazione, l'abbiamo fatta con la CUB, Sanità, abbiamo dato supporti a vari gruppi di lavoratori che venivano a chiederci, quindi c'era un supporto sia di tipo individuale e sia di tipo collettivo. Ecco, per cui diciamo che siamo andati avanti, stiamo andando avanti ancora, anche se oggi si fa molta più fatica a portare avanti queste questioni. Insomma, i motivi poi li dirà adesso Alessandro Rombolano. Volevo solo aggiungere, con una notazione sempre personale, che dopo che entrai nel gruppo nazionale ISPES su mobbing e disagio lavorativo intorno al 2009-2010, quel gruppo fu poi sciolto quando l'ISPES entrò nell'INAIL, entrai a far parte, e anche Alessandro, di un'altra associazione che fondammo a Siena nel 2011, l'Associazione Italiana Benessere e Lavoro, tuttora esistente e che si occupa proprio delle problematiche mobbing correlate e delle patologie da organizzazione. Ma questa è un'altra storia che non sto a raccontare. Niente, a questo punto sulle problematiche dello sportello, sulla parte diciamo più legale, lascerei la parola per il tempo che resta all'avvocato Alessandro Rombolà, con cui collaboro, come ho detto, da circa 12 anni, sono del 2009. Grazie per l'ascolto, spero di essere stato un po' chiaro. Poi eventualmente ci sono dei lavori, due o tre lavori, tra le cose che ho citato, che possono, per chi voglia approfondire, posso mandare a Marco Calvirovi, quindi, che poi divulgherà a chi sta assistendo a questa riunione. Ministro, deve intervenire Rombolà, giusto? Vai Alessandro, attiva il microfono.
Attiva il microfono. Ok, vai. Bene. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Ora, come diceva Gino, è dal 2009 che io mi avvicinai casualmente, devo dire, e conobbi appunto medicina democratica. E devo dire che da un punto di vista anche strettamente professionale, per me è stato un fatto estremamente importante. Estremamente importante perché sono venuto a conoscenza di tutta una serie di problematiche relative ai luoghi di lavoro che conoscevo anche in precedenza, ma in maniera appunto molto più superficiale. Ora, in questi anni sono stati anni molto intensi, come tutte le attività con Gino e anche, devo dire, con altre persone che hanno collaborato e tuttora collaborano, abbiamo avuto delle vittorie importanti, abbiamo avuto anche molte sconfitte, molte delusioni. Ma questo, diciamo, rientra un po' in tutte appunto le attività. Il discorso del mobbing, ci sarebbero tantissime cose da dire. Io però partirei da un qualcosa che Gino già ha accennato, cioè l'estrema difficoltà di far capire agli organi appunto che dovrebbero essere preposti, far capire appunto l'importanza e la gravità appunto di questo fenomeno. Si tratta di un fenomeno che è molto esteso, indifferentemente devo dire, sia nel settore pubblico che nel settore privato, e la difficoltà appunto maggiore è quella appunto, come dicevo prima, di fare comprendere soprattutto ai magistrati, ma anche a tanti professionisti appunto nel settore della sanità, la gravità e i pregiudizi che queste problematiche appunto comportano per i lavoratori. Ora, dicevo appunto con Gino abbiamo affrontato appunto diversi casi, abbiamo, come dicevo prima, ottenuto anche dei risultati importanti. Io vorrei ricordarne soltanto tre. Il primo è il riconoscimento di mobbing per una lavoratrice che era addetta qui all'ufficio motorizzazione di Firenze, e siamo riusciti appunto con Gino ad ottenere presso il Tribunale di Prato un importante appunto riconoscimento. E questo lo sottolineo perché poi successivamente cercherò appunto in maniera sintetica di spiegare quali sono appunto le tematiche, le problematiche che abbiamo conosciuto nell'affrontare appunto questi casi appunto di mobbing. Devo dire che questa sentenza poi da parte dell'INAIL da parte sia dell'INAIL che del Ministero hanno fatto appello, però la Corte d'Appello di Firenze poi ha sostanzialmente appunto confermato il riconoscimento appunto di questa del mobbing e quindi della malattia professionale, quindi della patologia che questa lavoratrice ha subito a causa di tutta una serie di condotte vessatorie del datore di lavoro. Secondo risultato estremamente importante, e lì appunto abbiamo ottenuto una, devo dire, senza falsi modesti, una grande vittoria in Cassazione, e quello riguarda il diverso modo di considerare, di quantificare appunto il danno differenziale. Questo è stato importante anche perché sostanzialmente con questa sentenza, dopo 30 anni di giurisprudenza costante, la Cassazione appunto ha ritenuto di cambiare appunto orientamento. Il terzo, e anche questo appunto siamo andati in Cassazione con esito vittorioso, è stato il riconoscimento per quello riguardante il danno in itinere, quello è rimasto coinvolto appunto un lavoratore durante appunto un permesso sindacale. Anche in questo caso la Cassazione si è pronunciata e anche qui appunto ha cambiato l'orientamento. Ovviamente, come dicevo prima, ci sono state anche molte sconfitte, però il punto importante, diciamo fondamentale, è questo. Allora, innanzitutto, perché l'importanza di questo sportello? L'importanza di questo sportello deriva da un fatto, e questa è una costante che in decine e decine di colloqui con lavoratori, con Gino, abbiamo potuto riscontrare questo. Cioè il senso di isolamento e di abbandono che hanno testimoniato questi lavoratori che sono afflitti appunto da questi tipi di difficoltà sul luogo di lavoro e poi spesso purtroppo, ahimè, comportano anche delle patologie appunto vere e proprie. Questo perché? Perché sostanzialmente, e dopo cercherò anche di spiegare quelli che a mio parere possono essere motivi,
Questo perché? Perché sostanzialmente in questi anni, da parte sia delle associazioni sindacali, ma anche da parte delle associazioni partitiche, questo problema è stato assolutamente appunto rimosso. Questo perché? Questo per vari motivi. Innanzitutto, a mio parere, perché c'è stato sostanzialmente una... Gino più volte ha parlato di un arretramento a cui abbiamo assistito in questi anni. Questo appunto lo posso confermare. Ora, io ovviamente per motivi professionali mi occupo anche di tante altre cause di lavoro e devo dire che i giudici del lavoro negli anni 70, tutti ricorderete, nel periodo dello Statuto dei Lavoratori, gli articoli 700... magistrati come Nanni Pieri, Senesi, che hanno fatto un po' la storia del diritto del lavoro, e viceversa c'è stato appunto un forte arretramento per cui sostanzialmente è estremamente difficile far riconoscere i diritti dei lavoratori appunto nelle sedi giudiziarie. E questo devo dire anche purtroppo anche da parte di tanti magistrati che da un punto di vista ideologico dovrebbero essere vicini appunto a quelle che sono le ragioni dei lavoratori. I motivi di questa difficoltà sono di vario tipo, però devo dire che sostanzialmente c'è un elemento comune e io lo dico sempre quando partecipo a incontri o quando parlo anche con altri collaboratori o con compagni che seguono queste problematiche, è un problema di carattere culturale. Cioè sostanzialmente quelle che sono le problematiche legate al mobbing vengono regolarmente sottovalutate. Ora potrei raccontare anche episodi che mi sono capitati in questi anni con i magistrati, però non mi sembra questa la sede e soprattutto non vi voglio annoiare. Allora, quali sono le difficoltà da un punto di vista, diciamo, delle cause? Allora, la difficoltà principale è questa. Allora, nell'ambito di un processo civile, quello che conta non è chi ha ragione, ma chi riesce a provare le proprie ragioni. Questo è quello che tecnicamente viene definito come l'onere della prova. Bene, la Cassazione, in maniera costante, anche con delle sentenze abbastanza recenti, ha più volte ribadito il principio che il lavoratore, il quale ritiene di ricorrere all'autorità giudiziaria sentendosi vittima di mobbing, ha l'onere di provare completamente quelle che sono le condotte vessatorie poste a suo danno dal datore di lavoro. Ora capite che questa sembra un fatto scontato, ma poi nella realtà diventa appunto estremamente appunto difficile. Diventa estremamente difficile e questo per due motivi. Innanzitutto perché si tratta di tipi di condotte che sostanzialmente possono essere provate soltanto con prove testimoniali. Ovviamente il mobber non è uno stupido, quindi è molto difficile che ci siano che lasci tracce delle vessazioni che compie a danno appunto dei lavoratori. E chiaramente le uniche persone che sono a conoscenza di certi fatti sono i colleghi di lavoro del lavoratore mobbizzato, i quali per ovvi motivi hanno grosse difficoltà a venire a testimoniare. E questo è il primo punto. Secondo punto è molto più tecnico ed è una esasperazione del certi principi giuridici che hanno posto in essere appunto i giudici del lavoro. Io ad esempio ho cause di lavoro in tutta Italia, però ad esempio qui il Tribunale di Firenze, la sezione lavoro, applica in maniera rigida quello che loro chiamano, che la Cassazione chiama il principio di delegazione. Questo comporta ancora maggiori appunto difficoltà e quindi questo è un grosso problema. Con Gino abbiamo affrontato e abbiamo assistito anche lavoratori nell'ambito appunto di processi penali. E qui il problema sostanzialmente si può ridurre ad una considerazione, cioè il fatto che non esiste nel nostro ordinamento giuridico penale il mobbing come reato. Quindi sostanzialmente non esiste una figura autonoma e questo potete immaginare comporta mille difficoltà. Perché da parte delle procure, anche complice l'ignoranza di cui dicevo in precedenza, da parte dei magistrati, si fa rientrare questo, laddove potrebbe essere mobbing, e i vari tipi di reato. Si va da maltrattamenti in famiglia, alla violenza privata, alle lesioni colpose. Però non essendoci appunto una fattispecie incriminatrice specifica, è chiaro che questo comporta moltissime difficoltà. Con Gino abbiamo più volte fatto vari esposti, denunce, querele, spesso e volentieri da parte della Procura della Repubblica in maniera estremamente frettolosa,
si chiede l'archiviazione con questa motivazione molto semplice. Non esiste nel nostro ordinamento il reato di mobbing. E devo dire che purtroppo, sotto questo aspetto, almeno da un punto di vista formale, le procure appunto hanno ragione. Come si può superare questo problema? Si può superare, a mio parere, soltanto con una modifica da un punto di vista civilistico del decreto 81, decreto 81 del 2008, che costituisce, diciamo, un po' la norma cardine in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e anche introducendo appunto nel nostro ordinamento penale il reato specifico appunto di mobbing. Con Gino abbiamo lavorato appunto su questo, sia con Medicina Democratica, ma anche con l'altra associazione che Gino ha citato, che è l'AIBEL. Abbiamo fatto anche tutta una serie di convegni, abbiamo esposto appunto questi nostri progetti, questi disegni di legge, ma intendiamoci bene, nessuno di noi è talmente sciocco da pensare che questi possano essere, diciamo, accettati così come sono. Però potevano costituire sicuramente una base di discussione importante. È stato presentato, dicevo, sia ad esponenti politici, sia anche a magistrati, però devo dire che soprattutto da parte dei magistrati abbiamo avuto un'accoglienza che, dire tiepida, è usare un eufemismo. Perché? Perché i magistrati sostanzialmente fanno un discorso dicendo che leggi ne abbiamo sin troppe e già ci sono delle leggi che prevedono e che, diciamo, puniscono e reprimono questi tipi appunto di condotte. Però io li rimando a questi magistrati, rispondo dicendo: queste leggi forse esistono, sono insufficienti, come ho detto in precedenza, ma soprattutto non bastano. Non bastano perché, ripeto, da un punto di vista civilistico il problema è quello della prova. Da un punto di vista viceversa penalistico è che non esiste, come dicevo prima, scusate la ripetizione, un reato specifico appunto di mobbing. Le cose poi da dire, ora scusate se salto un po' di palo in frasca, ma cerco di essere sintetico, i problemi sono tanti, i problemi sono di vario tipo. Un problema, ad esempio, è quello che riguarda anche la sottovalutazione di questi tipi di problematiche anche da parte delle associazioni imprenditoriali. Insomma, ci sono studi anche in Italia, devo dire, che dimostrano quanto costa a un'azienda un lavoratore mobbizzato in termini di assenteismo, in termini di malattie professionali, in termini anche di danneggiamenti. Quindi sarebbe importante che gli imprenditori capissero finalmente che far lavorare i propri collaboratori in un ambiente tranquillo, in un ambiente sereno, questo forse conviene a tutti anche da un punto di vista economico. Però, ripeto, uno dei problemi fondamentali, uno degli ostacoli maggiori che con Gino Carpentiere abbiamo incontrato affrontando questi problemi e vedendo anche, studiando tantissime situazioni, ripeto, sia nel settore pubblico che nel settore privato, è proprio un discorso culturale. Cioè non vi è la percezione e la consapevolezza della gravità appunto di certi fenomeni. Questi sostanzialmente, ora non voglio dilungarmi troppo, ho cercato appunto, seppur in maniera forse anche troppo sintetica, di spiegare le problematiche appunto che abbiamo avuto. E un altro problema riguarda, ho detto appunto, le difficoltà con la magistratura, ma un altro problema riguarda anche con i consulenti dei giudici. Cioè spesso e volentieri è estremamente difficile far riconoscere consulenti e CTU nominati appunto dai giudici gravità di questi appunto problemi, perché anche qui c'è una specie quasi di cesura, c'è una specie quasi un tabù, cioè nel senso che la maggior parte anche dei medici del lavoro, dei medici legali, degli stessi psichiatri molto difficilmente accertano appunto la presenza di questi fattori, rifugiandosi anche in luoghi, quelli che io chiamo, senza tema di sembrare esagerato, dei luoghi comuni, per cui spesso e volentieri si dice sì, è vero, il lavoratore presenta dei problemi di disadattamento o altro, però questo dipende dallo stile di vita,
da malattie pregresse o da situazioni appunto soggettive, il che molto spesso non è, perché guardate, in questi anni veramente abbiamo visto delle persone che validissime che si sono assolutamente rovinate, tenendo conto che poi questo problema del mobilizzato è un problema anche difficile, perché questo crea problemi a tutti i livelli, ad esempio spesso e volentieri anche a livello familiare, cioè i familiari inizialmente sorreggono il congiunto, il vicino, il parente che ha questi problemi, ma poi alla lunga appunto in maniera ovviamente inconsapevole senza alcuna colpa appunto tendono a emarginarlo, a discuterlo. E questo comporta ovviamente ancora di più appunto problematiche di questo tipo. Volevo fare appunto un'ultima osservazione, poi lascio lo spazio ovviamente a Marco Cardinori, poi non so se ci sono domande o altro, è quello che riguarda il discorso appunto delle malattie professionali vere e proprie. Sportello si è occupato e si occupa appunto anche di queste problematiche e qui il problema è il riconoscimento appunto di queste malattie professionali in sede appunto giudiziale. E qui veramente è una situazione assurda, perché allora l'INAIL come politica a livello nazionale ma anche a livello locale qui in Toscana ormai tende a respingere tutti i casi di malattie professionali, il grave addirittura anche le cosiddette malattie tabellate, il che è veramente un assurdo, perché sappiamo tutti in base al testo 1 del 65 per alcuni tipi di patologie il lavoratore dovrebbe dimostrare il lavoro che svolge con le caratteristiche di quell'attività lavorativa e la patologia di cui soffre. E nonostante questo, spesso e volentieri l'INAIL disconosce questo obbliga a delle cause che comportano anche tempi lunghi, anche impegni anche a livello economico, e spesso e volentieri addirittura poi stessi consulenti medici legali nominati dai magistrati escludono la natura professionale appunto di certe patologie, scordando che appunto si tratta spesso di malattie tabellate, e quindi questo di per sé è una contraddizioni in termini. Queste sono le difficoltà appunto dello sportello, però nonostante appunto ripeto anche tante delusioni con Gino, ma non solo lui, io vorrei citare anche, ricordare anche altre persone che questi anni hanno svolto un ruolo fondamentale, ad esempio Liliana Leali e Renzo Celanti, che hanno fatto, che seguono l'accoglienza, che è fondamentale. Vorrei ricordare anche operato importantissimo di un medico psichiatra, Andrea Sevi. Vorrei ricordare anche, ora non voglio fare torto a nessuno, ma veramente è stata un'opera, un'attività di gruppo fondamentale. Un'ultimissima, veramente, poi mi taccio, un'ultimissima osservazione è questa. Noi in questi anni abbiamo, insieme a Gino, ma qui il merito soprattutto è di Gino Carpentiero, adottato un protocollo. Cioè i lavoratori che si rivolgono a noi, noi abbiamo una fase degli step proprio per dare un supporto più professionale, più di maggiore competenza appunto a questi lavoratori. Quindi c'è una prima fase che riguarda, come dicevo, l'accoglienza, in cui appunto collaboratori di medicina democratica, collaboratori dello sportello hanno un primo approccio con il paziente e con il lavoratore malato, cercano di capire quali sono i problemi. Poi c'è una seconda fase, qui se ne occupa soprattutto appunto Gino Carpentiero, che riguarda l'aspetto medico. Poi sulla base di quello si vede che intervento, se è necessario l'intervento di uno psicologo del lavoro, se è necessario l'intervento di un psichiatra vero e proprio, talvolta anche in certi casi di un consulente del lavoro, oppure talvolta anche se si cerca di limitarli il più possibile, se è necessaria intraprendere un'azione giudiziaria appunto vera e propria di questo. Di regola se ne occupa il sottoscritto. Questa è più o meno l'attività di questi anni. Concludo dicendo veramente l'importanza appunto di questa attività, considerando quello che ho già detto, cioè l'isolamento assoluto e l'abbandono di tanti lavoratori malati. Penso a questo punto, anche per non rubare altro tempo, di aver cercato di dare un quadro, diciamo, di quella è stata l'attività in questi anni, quindi direi posso concludere qui, insomma. Grazie.
Dunque, adesso do la parola a Marco Caldiroli per il suo intervento. Chi vuole intervenire e fare delle domande lo può scrivere in chat, magari inserendo prima del nome e cognome un asterisco, un più, insomma, in modo tale che si possano vedere subito. Grazie. Prego, Marco. Antonio, hai disabilitato la possibilità di far vedere delle slide? Allora, aspetta che inserisco. Allora, comunque, visto che prima accennate alcune note biografiche, molto velocemente, ricordo che per quanto mi concerne, il contatto principale e primo che ho avuto come Decisione Democratica è stato con Luigi Mara nell'84. Allora, vedete le slide? Sì. Allora mi occupavo di ambiente, ero da poco un delegato sindacale in un'azienda di una tintostampiera per tessuti, dove vi erano non solo le nocività, chiamiamole così, tradizionali, in particolare le prime tre, anche se l'organizzazione del lavoro era comunque un problema di carattere trasversale, il tipo di clima aziendale era comunque relativamente pesante, ma dove c'era una monetizzazione dei rischi. Ricordo bene, c'era ancora, veniva dato il latte a chi era esposto alla formaldeide, come per digerire meglio la sostanza cancerogena, poi determinata e chiaramente come cancerogena. Non c'era sorveglianza sanitaria, non c'erano misurazioni ambientali, quindi non c'era una diretta attuazione delle normative che comunque allora c'erano, non è che l'81 e la 626 sono spuntate fuori dal nulla. E quindi c'era questa mia, diciamo così, necessità di apprendere anche una metodologia per migliorare la condizione del lavoro dove ero, dove lavoravo e dove ho in qualche modo i lavoratori mi avevano, tra virgolette, delegato a svolgere una funzione anche a loro tutela di carattere più generale. E quindi è stato il contatto con questo mondo, che è quello del gruppo di prevenzione igiene ambientale di Castellanza, quindi Luigi Mara e degli altri compagni, che peraltro ho avuto la fortuna appunto che erano letteralmente dietro casa, nel senso che io sono appunto di Castellanza, e quindi ho imparato da loro. E poi ho cercato di applicare nel concreto questa metodologia. Questa metodologia l'abbiamo ricordata in un convegno dell'ottobre 2018, in cui abbiamo ricordato sia Luigi Mara, ma soprattutto quella storia che è stata anche in precedenza, come dire, è dentro in quel testo che vedete, La salute in fabbrica, che risale al 73 come convegno, in cui appunto proprio il gruppo di prevenzione igiene ambientale di Castellanza presentava la sua metodologia di lavoro ai fini della prevenzione e della protezione delle vertenze del lavoratore per la propria sicurezza e i risultati che queste attività avevano avuto, nonché il tipo di risultato anche all'esterno, sia in termini di disseminazione dell'esperienza, ma anche in termini di presa di coscienza e di, come dire, di attivazione delle situazioni di carattere più generali, quindi dei cittadini, rispetto a situazioni di rischio che vivevano nei loro luoghi di vita. Abbiamo poi fatto molte dei numeri della nostra rivista sono dedicati a questi aspetti, li ricordo in particolare queste due, quello arancione e raccoglie appunto gli atti del convegno del 2018 e quindi ci sono le tante relazioni presentate in quella situazione, che non erano solo per ricordare una storia, ma per rilanciare e attualizzare appunto un metodo, un'iniziativa che tanto ha dato in termini di risultati dal punto di vista del miglioramento delle condizioni dei lavoratori tutti. Il metodo, diciamo così, se vogliamo chiamarlo così, si basava principalmente su questi principi: il principio della non delega, che
cioè il lavoratore non delegavano al sindacato, tantomeno ovviamente al padrone, o ai partiti, o al parroco, ad altri soggetti, la tutela delle proprie condizioni del lavoratore, e neanche i tecnici delle ASL, USL o SMAL, ma pretendevano di avere la prima e l'ultima parola anche nei confronti di chi ente pubblico era formalmente, diciamo così, dalla loro parte, comunque era chiamato a attuare le normative di sicurezza, il rifiuto di ogni forma di monetizzazione della civiltà, il primato del giudizio soggettivo del gruppo operaio e la negazione di validità scientifica dei limiti per le sostanze tossiche stabiliti da altri soggetti, in questo caso si faceva e ancora si fa riferimento in particolare a quella della CGH, che ricordo non è un ente pubblico ma è un gruppo di consulenti dell'industria che stabilisce quali sono i livelli in cui gli altri, cioè i lavoratori, possono tra virgolette essere esposti e non, senza rifiutarsi, diciamo così, considerati implicitamente di carattere accettabili. Parte purtroppo anche di questi limiti sono entrati anche nell'81 tramite il WL2, cioè i valori limite europei, però il concetto che c'è sempre stato e che c'è derivato anche dall'articolo 2087 del codice civile è che la protezione, il livello accettabile è solo, se mai esiste un livello, quello ottenibile quello più basso ottenibile dall'applicazione delle tecnologie disponibili, il più ridotto tecnicamente possibile. L'autoinchiesta come strumento di studio e ricerca è l'iniziativa politico-sindacale, cioè sono i lavoratori che in qualche modo cercano di valutare la propria situazione andando a cercare gli strumenti per farlo, senza appunto delegare ad altri soggetti. La validazione consensuale, quindi il confronto tra di loro per individuare, per valutare da un lato e poi individuare quali sono gli obiettivi e le forme di lotta per arrivare a quegli obiettivi. L'auto-organizzazione fondata principalmente sui consigli di fabbrica e sui gruppi omogenei di lavorazione, che sono non solo un elemento, come dire, il mattone su cui si valuta la nocività, ma anche il mattone primo su cui c'è la democrazia dei lavoratori stessi, auto-organizzata. E appunto l'assemblea del gruppo omogeneo che diventa il fattore trainante e l'organo sovrano della volontà dei lavoratori. Questi erano un po' la cornice, i principi della attività strutturata negli anni 70 nel caso del gruppo di prevenzione igiene ambientale, di molte altre esperienze di quel periodo, e è incominciato l'elaborazione nata con questi, diciamo così, basi, ha incominciato a esprimere dei contenuti alternativi rispetto a quella che veniva ancora di fatto la scienza del padrone. Il primo concetto è che la prevenzione si fa con impiantistica, cioè il luogo di lavoro, le attività lavorative devono essere progettate, pensate in funzione dell'uomo e non del profitto della produzione. E quindi è l'uomo che deve essere protetto e quindi la progettazione, la realizzazione, la gestione, la manutenzione del luogo di lavoro in senso lato, non pensiamo solo unicamente a degli impianti nel vero senso della parola, ma l'ambiente di lavoro nel suo complesso deve essere progettato e mantenuto in maniera tale da garantire la salute dei lavoratori. E questa va inclusa, ovviamente c'è anche l'organizzazione del lavoro, che oggi invece viene rovesciata. Abbiamo visto in particolare più recentemente nel caso dei lavoratori che hanno denunciato situazioni di esposizione al Covid nell'RSA, in particolare nelle strutture ospedaliere e quant'altro, che sono stati purtroppo colpiti da forme disciplinari che sono in parte dentro, diciamo così, anche gli stessi accordi sindacali, in particolare nella sanità pubblica. Ma anche hanno fondamento nell'articolo 2105 del Codice Civile, che in qualche modo è stato tirato per coprire
ogni e qualunque espressione di opposizione da parte del lavoratore che costituirebbe d'emblée un mancato mantenimento dell'obbligo di fedeltà, tra virgolette, del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro. E questo sicuramente questo è uno dei punti su cui oggi necessita sicuramente andare a intervenire anche da un punto di vista normativo, oltre che ovviamente difendere ogni lavoratore che si trova in una condizione del genere. C'è la messa in discussione della neutralità della scienza del padrone, cioè si va a dire che le scelte tecniche nelle produzioni, anche nel modo di produrre le merci, nelle merci stesse e nel modo di progettare e realizzare gli ambienti di lavoro, non è l'unico possibile. Ci sono anche delle alternative, e queste alternative appunto sono quelle che possono essere espresse dal gruppo omogeneo e dai lavoratori organizzati, che ribaltano, diciamo così, alcuni assunti in qualche modo fino a quel momento considerati tra virgolette intoccabili e non si poteva mettere in discussione. E invece è una cosa che è scritta invece nella nostra Costituzione, quando si dice articolo 41 che l'iniziativa privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con la sicurezza e la salute. E quindi in questo caso la scienza, la tecnica, che sono gli strumenti affinché l'iniziativa privata in qualche modo si svolge, devono anche questi essere sottoposti a questa tutela che parte dalla Costituzione e poi si trasmette, diciamo così, via via. Quello che vedete è la copertina di un importante numero di Medicina Democratica, che contiene una delle relazioni che sono state presentate da Luigi Mara e dagli altri tecnici di Medicina Democratica nel corso del processo di Porto Marghera. E questo processo è stato il primo a inaugurare una stagione che non è stata e non è di ricerca della rivoluzione per via giudiziaria. Non è stato mai quello l'obiettivo, non è mai stato di sostituire le lotte dei lavoratori, dei cittadini con l'ambito giudiziario, ma è stato quello di portare anche nelle aule giudiziarie il punto di vista alternativo dei lavoratori e dei cittadini, fondato sulla ricerca e sulla valutazione tecnica, e quindi anche per la ricerca di una evoluzione della stessa giurisprudenza. Questa è una cosa un po' stata iniziata nella Medicina Democratica, in particolare con l'esposto di Bortolozzo nel 1994 sui morti a Porto Marghera, ed è da lì è iniziata, ha continuato ed è tuttora in atto, diciamo così, ovviamente con alti e bassi, purtroppo, in particolare nel campo dell'amianto, ma anche purtroppo la recente sentenza di Viareggio ha dimostrato che di strada da fare sotto questo profilo ce n'è parecchia. Come vedete è un numero molto molto ricco, che entra proprio nel merito delle produzioni e dell'alternatività delle diverse attività nella realtà di Porto Marghera, che è stata presa come un primo momento molto molto grande, molto importante, per cercare di ribaltare anche da un punto di vista giudiziario la scienza dei padroni. Due casi, faccio vedere molto velocemente, del concetto di prevenzione che si fa con l'impiantistica sono questa. Quella che vedete è una baderna, una valvola baderna, cioè sono delle valvole che sono lungo gli impianti chimici e che servono per regolare i flussi. Quella a sinistra, quella baderna, non è tenuta, cioè dopo un certo po' di tempo incomincia a perdere, e quindi i lavoratori vengono esposti alle sostanze chimiche che il sistema non riesce a trattenere all'interno del ciclo. Quella a destra invece è tenuta, quindi ha una resistenza molto più lunga, ha una capacità molto più elevata di garantire il ciclo chiuso, quindi la non esposizione dei lavoratori. Entrambe erano disponibili nel momento in cui sono stati realizzati gli impianti, in questo caso il Porto Marghera, ma il padrone ha scelto quella meno costosa,
ma che implicava, che quella non ha tenuto ovviamente, ma che implicava che col tempo i lavoratori venissero esposti alle sostanze chimiche, in quel caso in particolare al cloro di vinile monomero. E questo è sempre un altro caso. A sinistra vedete un sistema che in particolare questa cappetta qua che intravedete qui, per aspirare le polveri durante l'insaccamento. Le polveri arrivano da qui, vengono riempite in questo sacco e poi ovviamente qui si tende a formare della polvere perché il sistema non è a tenuta. Ma questo sistema di aspirazione è poco efficace, mentre dal punto di vista termico un sistema di questo genere dove l'aspirazione viene fatta effettivamente e copre tutta l'area dove si può formare la polvere, ha una funzione di proteggere i lavoratori in maniera estremamente più efficace. Questi sono due esempi di scienza, la scienza del padrone a sinistra e la scienza dei lavoratori a destra, perché quella di destra è stata emersa da una ricerca fatta dagli stessi lavoratori come soluzione alternativa ben più efficace ed efficiente e protettiva rispetto a quella proposta. C'è tutto ovviamente da parlare dell'esperienza in campo, diciamo così, dei processi. Noi abbiamo visto in particolare il problema dei tecnici, nel senso che spesso e volentieri, anzi quasi sempre, si trovano tecnici prezzolati che, come diceva Luigi Mara, metterebbero in discussione anche la formula dell'acqua, pur di far piacere al padrone e essere pagati in maniera profumata. Ricordo bene, partecipando alle udienze di Porto Marghera, in cui mi ritrovavo di fronte a dei medici primari, universitari, a Padova, in quella zona, che sostenevano in sostanza che il cloro di vinile era addirittura, i lavoratori beneficiavano dell'esposizione al cloro di vinile, perché secondo loro, da indagini epidemiologiche, il numero delle cirrosi epatiche dei lavoratori del petrolchimico era inferiore rispetto a quelli dei cittadini veneti in senso lato, e quindi paradossalmente, secondo loro, il cloro di vinile era protettivo rispetto al tipico grappino che l'operaio veneto si faceva più volte durante il giorno, prima e durante il lavoro presso il petrolchimico. Quindi arrivavano anche a rovesciare, a ribaltare la verità, diciamo, della nocività delle sostanze, addirittura presentandole positivi, diciamo così. Un altro aspetto che è venuto fuori dall'esperienza del gruppo di prevenzione, di tutte le realtà che sono andate in questa direzione, quindi anche in medicina democratica, è appunto che alla fine in un'azienda il livello di sicurezza di salute è proporzionale, tra virgolette, all'iniziativa dei lavoratori. Se i lavoratori si muovono per garantire, per lottare rispetto alle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, proteggono loro e nel contempo proteggono anche l'ambiente, perché in quel caso l'azienda è costretta a fare degli interventi che riducono poi anche le emissioni all'esterno. E quindi c'è un effetto, diciamo così, doppiamente positivo dell'iniziativa dei lavoratori, e viceversa c'è un effetto doppiamente negativo quando i lavoratori non riescono o non vogliono mettersi in gioco per riuscire a garantire questi miglioramenti dei livelli di vita all'interno delle fabbriche. C'è un doppio effetto negativo, perché vorrà dire che all'esterno ci sarà un inquinamento molto più elevato. Basta pensare alla situazione dell'Ilva, che mi sembra molto tipica purtroppo di questa situazione. Dobbiamo tenere conto che questo tipo di esperienze hanno avuto anche un effetto dal punto di vista normativo, perché quando si parla di migliori tecnologie disponibili e parliamo della direttiva sulla riduzione e prevenzione integrata dell'inquinamento, per la quale tutte le aziende che sono sottoposte a quella direttiva, tutte le attività come cementifici, grandi impianti chimici, inceneritori, eccetera, l'elenco è molto lungo,
devono appunto garantire la presenza in azienda delle migliori tecnologie disponibili e via via applicarle nel momento in cui sono disponibili. E quindi non c'è un'autorizzazione che vale per l'eternità, ma un'autorizzazione che deve essere continuamente, diciamo, revisionata e aggiornata a queste tecnologie disponibili. Nel campo chimico in particolare c'è il concetto molto vicino al MAC Zero, che è quello delle condizioni strettamente controllate, che è un obbligo che scatta nel momento in cui ci sono le sostanze intermedie, cioè quelle sostanze che si formano o che vengono impiegate all'interno del ciclo chimico per la produzione di una determinata sostanza. Queste sostanze che non sono prodotte per il consumo né sono il prodotto finale, ma sono appunto degli intermedi, devono garantire queste condizioni, cioè in altre parole devono garantire il ciclo chiuso, non devono uscire nell'ambiente, non devono esporre i lavoratori. Questo è un concetto che è dentro il regolamento europeo. Ovviamente la sua effettiva applicazione corretta dipende da tanti fattori, in particolare dalla bontà, diciamo tra virgolette, degli organi di controllo, ma a livello concettuale è un concetto che si avvicina molto al ciclo chiuso e quindi all'obiettivo del cosiddetto MAC Zero. Ovviamente è stato già detto, la perdita, diciamo così, di forza del lavoratore ha determinato anche una perdita di capacità di costruire le vertenze, di ottenere e mantenere delle migliori condizioni di lavoro. E questo è stato operato soprattutto nella distruzione e nella precarietà dei rapporti di lavoro. Tant'è che se noi andiamo a vedere oggi le vertenze che sono sia di richiesta di garanzia di migliori condizioni lavorative e nel contempo di condizioni non solo contrattuali ma anche di sicurezza e igiene del lavoro, arrivano da situazioni come nella logistica, in cui si riesce ancora a costruire dei gruppi omogenei, spesso fatti tra l'altro da extracomunitari, quindi anche da persone che hanno più difficoltà a ricostruire e mettere insieme una capacità politica di azione. E lì ci sono, negli ultimi tempi, le migliori, diciamo così, più recenti attivazioni di questo tipo di principio. Questo poi è invece un esempio contrario, nel senso di perdita o di non attivazione di questa capacità dei lavoratori. Questo è un passaggio di una relazione del Consiglio di Fabbrica della Miteni, in cui in sostanza questo illustrava che cosa diceva il professor Giovanni Costa, che era il medico di fabbrica, che anche tra gli imputati probabilmente del processo che si sta per aprire, in cui questo semplicemente diceva, garantiva ai lavoratori che l'unico effetto in questo caso delle sostanze fluorurate organiche era quello di aumentare il colesterolo e basta. In realtà gli effetti erano ben più pesanti, ma in questo caso i lavoratori si sono quasi ciecamente fidati dell'affermazione del medico competente senza andare a cercare di costruire una propria scienza, una propria conoscenza autonoma e andare appunto eventualmente anche a contrastare questo tipo di affermazioni. Purtroppo, nel caso specifico della Miteni, questo è avvenuto anche dal punto di vista degli organi di controllo. Da una parte c'erano l'organo di controllo, in questo caso lo SPISAL di Vicenza, che sostanzialmente diceva tutto andava bene perché il medico competente, sempre quello di prima, diceva che tutto andava bene, quindi loro tranquillamente si fidavano, e dall'altro invece i controlli fatti richiesti dal pubblico ministero, da un'altra ASL nelle vicinanze, in quella di Venezia, invece
ha fatto evidenziare tutta una serie di non conformità, violazioni di norma nel momento in cui queste sono entrate in fabbrica e hanno potuto verificare concretamente, direttamente, le condizioni lavorative. Quindi c'è anche un bel problema dei lavoratori che hanno perso la loro coscienza, ma anche gli organismi di controllo che si sono un po' persi per strada, forse appunto perché non sono più sollecitati in maniera adeguata dai lavoratori stessi. Vabbè, questo poi tra l'altro ha portato anche a un numero recente di Medicina Democratica, è tutto dedicato alla filiera del fluoro, per mantenere attiva anche questa nostra attività storica, che è quella della ricostruzione dei cicli produttivi e dell'individuazione in maniera autonoma di quali sono i rischi delle filiere, per capire come garantire individuare le alternative a minore o azzerata nocività. Finisco ricordando appunto questo, che questa storica attività iniziata all'interno del movimento operaio, fatta proprio poi da Medicina Democratica, vedeva l'azione all'interno della fabbrica, del luogo di lavoro, come un momento per poi di esperienza, per poi portare queste vertenze a livello ambientale, a livello esterno, quindi per fare in modo che anche il lavoratore uscito dalla fabbrica, che diventa cittadino ed esposto a una serie di rischi di carattere ambientale sul proprio luogo di vita, riesca a avere quegli strumenti per poter lottare anche quando è all'esterno. Tant'è che quello che noi continuiamo a dire è che anche quando parliamo di salute individuale, diciamo che bisogna andare oltre il concetto dell'OMS di benessere, di benessere fisico e psicologico, ma di considerare anche il contesto. Non è solo una questione individuale, ma è anche il contesto che deve essere salubre. Non ci può essere una persona in salute all'interno di un contesto inquinato, per cui la salute deve essere intesa anche vedendo il contesto in cui una persona è. E come diceva appunto Marco Caro, lottare contro la malattia come perdita di partecipazione e rifiutare la perdita di partecipazione come malattia. Questa capacità di, come dire, di continuare dentro e fuori la fabbrica, di esaminare le proprie condizioni di vita e di lavoro, porta a una richiesta di partecipazione, a una propria, porsi obiettivi e quindi organizzarsi assieme agli altri per portare avanti le iniziative. Quindi questo è un po' il concetto finale che volevo ricordare in sintesi. Se i lavoratori lottano per la tutela della salute nella fabbrica, comunque nei luoghi di lavoro, è questo il primo passaggio per fare in modo che queste vertenze arrivino al territorio o si uniscano alle stanze locali già presenti, che spesso frammentate magari su obiettivi specifici, ma che vanno unite per avere un'efficacia maggiore, e che quando si parla di prevenzione vuol dire modificare l'impiantistica, pretendere la bonifica ambientale con l'eliminazione delle nocività e rischio tramite appunto una scienza che metta in discussione la scienza del padrone e faccia una proposta, diciamo così, complessivamente alternativa. Noi cerchiamo, come Medicina Democratica, ovviamente di continuare in questa direzione, e per ricordare, sono sul nostro sito, due iniziative abbastanza recenti. La prima è il manifesto La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda, che è stato fatto proprio da molte organizzazioni a livello nazionale e che poi a sua volta è dentro il percorso della Società per la Cura, per la costruzione di una vertenza complessiva che tenga dentro la salute, la sanità, l'ambiente, il welfare e quindi le condizioni di vita complessive delle persone, quindi una nuova vertenza complessiva che sorge direttamente dalle popolazioni, che
si chiariscono via via quali sono gli obiettivi importanti che devono essere messi all'attenzione. E abbiamo fatto tutta una serie di iniziative nella fase, diciamo così, di chiusura, che purtroppo dura tuttora in relazione alla pandemia Covid, che sono sia nei confronti dei lavoratori, sia tramite l'osservatorio sul coronavirus, gestito in particolare da Vittoria Agnoletto, per sostenere e dare informazioni corrette dal punto di vista scientifico e comunque, diciamo così, chiamiamole alternative, da una visione, diciamo così, non semplicemente di applicazione delle indicazioni di provenienti di carattere governativo, per affrontare in maniera più corretta, non solo individualmente ma collettivamente, anche questa emergenza, e fare in modo che quando ne usciremo, uscirne avendo ben imparato le lezioni, quindi fare in modo non semplicemente di tornare all'ante-Covid, ma fare in modo che la normalità sia una nuova normalità, qualcosa di molto più evoluto, che mette in discussione la distruzione del pianeta, delle condizioni di vita e di lavoro che negli ultimi anni sono sempre più forti. Ok, mi fermo qua e quindi se ci sono poi domande o comunque interventi ci possiamo ritornare. Grazie. Ok, grazie Marco. Allora, dunque, per chi vuole intervenire e fare delle domande, può scrivere il proprio nome sulla chat, in modo tale che così può anche intervenire. Al momento non c'è nessuno. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, prego. Posso fare io una piccolissima, visto che non c'è nessuno, certo, al momento, ma una cosa di 2 minuti. Certo, prego. E quello che io penso è che nel discorso che si sta per fare sul recovery plan, sarebbe importante che i lavoratori fossero soggetto attivo nel discorso della riconversione ecologica, cosiddetta economia green, dei cicli lavorativi, e quindi per quanto riguarda il passaggio da ciclo inquinanti a un qualcosa che andrà contro i lavoratori, quindi un anno che porterà benefici nei lavoratori e nei cittadini. Quindi legare il momento del lavoro con il momento dell'ambiente di vita è fondamentale, insomma, penso a tale si potrebbe fare un grande lavoro, appunto, e per mantenere i posti di lavoro, disinquinare, eccetera, eccetera, e per invece andare al termine di uso del carbone, quindi la nocività. Rischio zero, tendenza al rischio zero. Questo processo non si andrà da nessuna parte. Non si capisce. Questa fase, Gino, prova a chiudere il video, che ti sentiamo a tratti. Thank you.
Adesso non ti sentiamo più proprio. No, infatti. Chiudo tutto. Non lo so, ci sono altri interventi, poi vediamo se riusciamo a recuperare. Dunque, no, io non ho nessuno qui, ecco, per quanto riguarda invece la domanda che è stata fatta come iscriversi in Medicina Democratica, ho lasciato un link su cui nella chat basta cliccare per poter andare in una pagina dove ci sono tutte le informazioni. E niente, vedo che non riesce ancora Gino a rientrare. Ecco, sono rientrato. Ah, ok, bene. Sì, comunque avevo finito praticamente. Volevo semplicemente, dopo i nostri interventi e quelli di Marco, e visto che non c'erano altri interventi, fare questa, che è una, più che altro una proposta metodologica, insomma, il ritorno dei lavoratori a soggetto attivo, quello che un po' si è detto Marcos dal punto di vista del rischio impiantistico chimico e noi dal punto di vista del rischio organizzativo. Senza soggettività dei lavoratori non si va da nessuna parte e non ci sarà nessuna economia green che potrà mai partire. Insomma, ecco, questo è quello che ritengo fondamentale, quindi qualsiasi proposta futura anche all'interno del discorso della società della cura, di cui Medicina Democratica fa parte, credo che non va perso di vista l'occhio sul lavoro, perché a volte, almeno l'impressione che ho avuto io sulla società della cura, che il lavoro e la salute nei luoghi di lavoro è un pochino un punto debole. Per quanto ottime cose sono state proposte sino ad ora, quindi dobbiamo fare anche noi un po' da sentinelle perché non si dimentichi questo momento importante, che è quello della salute nei luoghi di lavoro. Basta, io ho finito qui. Grazie. Dunque. C'è ancora nessuno che vuole intervenire, non lo so, io invece volevo semplicemente fare, non lo so, delle domande per chi vuole rispondere. Appunto, tutta questa questione anche relativa alla parte, diciamo, giuridica della questione della tutela anche dei diritti dei lavoratori. Chiaramente va spesso, come anche ricordava Marco, a scontrarsi con quelli che sono poi i problemi relativi anche alla questione appunto del legame che c'è soprattutto con le realtà adesso aziendali. Io lo vivo nella parte sanitaria, quello che è successo con il Covid è stato abbastanza pesante, nel senso che molte persone che si sono trovate soprattutto nella prima fase, ma anche all'inizio della seconda, in condizioni effettivamente abbastanza difficili, hanno avuto molta difficoltà a sollevare questa questione e soprattutto a renderla anche pubblica. Ecco, io penso che appunto come Medicina Democratica noi dovremmo portare avanti proprio l'idea anche all'interno delle varie riforme che vorremmo, sia della parte sanitaria, ma credo che la cosa può essere estesa un po' a tutto, ecco, il fatto di togliere di mezzo appunto questo legame che c'è tra il dipendente e la dirigenza e la dirigenza delle varie aziende anche pubbliche.
In più, vabbè, appunto parlando anche d'altro, quest'ultima sentenza della Cassazione relativa a quello che è successo anche a, a Viareggio, credo che insomma dica che il momento è davvero, davvero difficile, anche se pensavamo che forse si poteva un attimino pensare a ad avere una visione un pochettino differente rispetto a quella che c'era prima della pandemia. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. No, la cosa strana per modo di dire, della sentenza di Viareggio, poi ovviamente vedremo anche le motivazioni quando verranno messe a disposizione, è che è stata, tra virgolette, contestata rispetto alle precedenti sentenze di primo e secondo grado, proprio la parte relativa all'incidente sul lavoro. Cioè lì noi eravamo in una situazione in cui c'è un treno su cui lavorano le persone ferrovieri, quelli che erano sul treno piuttosto che quelli che erano a gestire, diciamo così, il traffico della rete, che in qualche modo è partito da lì l'evento che poi ha determinato purtroppo la morte di bruciati vivi sostanzialmente di molte persone, ma il motivo scatenante è legato a un discorso di sicurezza che era nella rete, nelle attrezzature, in questo caso proprio i vagoni con i relativi con serbatoi, con le sostanze di carattere pericoloso, che poi da un evento di carattere infortunistico si è evoluto purtroppo in un disastro dal punto di vista della popolazione, non crimine ferroviario nel vero senso letterale della parola. Tant'è che noi abbiamo pubblicato in uno degli ultimi numeri della rivista, abbiamo fatto un numero dedicato, diciamo, agli aspetti legati ambientali e sicurezza legati al movimento, alla mobilità, dalle strade alle ferrovie, e dentro in questo numero abbiamo messo degli estratti della relazione che è fatta da Luigi Mara, da Roberto Carrara e da Bruno Tieme, che è stata presentata nell'ambito del processo, in cui proprio si andava a entrare nei dettagli di quali erano quelle mancate prevenzioni di carattere impiantistico sui vagoni, sulla manutenzione, sulla rete, che avevano determinato l'evento in termini di infortuni e poi evoluto in un disastro. E davvero è paradossale, tra virgolette, che la Cassazione rompa, diciamo così, questa connessione tra l'evento infortunistico che ha interessato i ferrovieri e il disastro di carattere ambientale e umano, e su questo, proprio su questa rottura, poi costruisce il non solo, diciamo così, una potenziale minor, tra virgolette, responsabilità in questo caso di Moretti e della catena di responsabilità che era già stata individuata, ma anche il meccanismo infernale della prescrizione, che vale per una cosa piuttosto che per un'altra. E quindi ha una serie di elementi estremamente negativi quella sentenza, proprio perché è fondata su questa rottura di questo collegamento che era invece evidente nel dispiegarsi degli eventi, degli effetti degli eventi di quella situazione. Per cui sicuramente noi rimarremo parte civile nel processo e cercheremo di giocare tutte le carte che abbiamo già in parte ovviamente giocato, affinché a questo punto si abbia comunque una condanna che sia, tra virgolette, significativa,
nei confronti di Moretti e degli altri soggetti responsabili. Qui c'è tutta la filiera, c'è Moretti, le ferrovie dello Stato, la rete ferroviaria, i manutentori, i proprietari dei carri ferroviari e quant'altro. E direi, e io ci aggiungerei anche una logica proprio di carattere capitalistico, per cui viene trasportato il GPL per migliaia di chilometri dal Piemonte fino, se ricordo bene, doveva arrivare in Campania, quando anche nel sud Italia, nel centro Italia, ci sono impianti che producono GPL dal petrolio. Quindi si poteva andare, non dico a chilometro zero, ma comunque riducendo estremamente la necessità di far percorrere lunghi percorsi delle sostanze estremamente pericolose. Poi dietro c'è anche questo tipo di logica che in qualche modo brutalmente, diciamo così, economica, che va sopra quelle che sono le esigenze di sicurezza e di logica legata a realizzare la filiera economica nel suo complesso, rispettosa delle tutele ambientali e sicurezza e di quanto è collegato a questo. Vabbè, comunque diciamo, sicuramente torneremo alla carica, ci manterremo forti per quanto è ancora possibile fare nei confronti di quella situazione specifica, così come tutte le altre che ogni giorno dobbiamo affrontare, in particolare sul campo dell'amianto, in cui le sentenze sono davvero ballerine. Una volta ci danno ragione, una volta ci danno torto, e in realtà poi le questioni sono grosso modo sempre le stesse. Grazie. Per restare ancora alla vicenda di Viareggio, appunto Riccardo Antonini, che è qui con noi, voleva aggiungere qualcosa, mi sembra assolutamente il caso di sentirlo. Prego. Mi sentite? Sì, sì. Allora, io non volevo entrare nel merito, ma per non rischiare di andare fuori tema dal dibattito, però visto che se ne parla è questione di grande attualità e riguarda appunto la sicurezza, in questo caso in un settore dei trasporti, credo che alcune cose, visto che sono uno di quelli che li sta vivendo ora per ora, quello che sta accadendo. Io ero a Roma al presidio il giorno della sentenza, con i familiari abbiamo, diciamo, violato le norme di PCM per essere presenti in piazza e siamo stati lì a fare quello che dovevamo fare. Viareggio si è trattato di un incidente sul lavoro, gli stessi macchinisti, gli è riconosciuto l'infortunio ai due macchinisti sopravvissuti a questa vicenda, a differenza di Crevalcore, dove i macchinisti persero la vita e gli fu accollata addirittura la responsabilità di quanto è avvenuto 16 anni fa. Abbiamo detto che si è trattato di un incidente sul lavoro che si è trasformato in un disastro ferroviario, che al momento è l'unico reato ancora sul tavolo, e che ha provocato una strage. E imporre la parola strage è stata una battaglia non facile, soprattutto in ambito processuale, perché ci rinfacciavano che l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto sono stragi, ma non quella di 32 corpi bruciati vivi ed alcuni che rimarranno ustionati per tutta la vita. La sentenza, conosceremo tra alcuni mesi le motivazioni, però ci sono alcuni dati che sono chiari. C'è la cancellazione dell'aggravante sull'incidente del lavoro e quindi cade sostanzialmente l'impianto accusatorio fondamentale secondo rispetto al testo unico, e poi c'è la soluzione delle società e delle imprese, nel senso che non solo che dovrebbero predisporre le misure per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ma addirittura c'è una forma di istigazione a omettere, a violare le norme esistenti. Questo è il fatto molto grave che deve riguardare principalmente gli attivisti sindacali, gli RLS, i delegati, tutto il mondo sindacale. Questa sentenza
al di là delle condanne che vi saranno sicuramente in appello bis, però questa sentenza è una sentenza di attacco al movimento sindacale, al movimento operaio, al movimento dei lavoratori, e come tale va trattata e ribalta completamente, anche se in presenza di condanne miti, però ribalta completamente le sentenze di primo grado a Lucca e d'appello a Firenze. Questo è il dato che dobbiamo, oltre ad alleggerire enormemente le condanne che sicuramente vi saranno, ma non saranno quelle di primo grado e d'appello. Quello che è importante, concludo, è che c'è comunque, dopo le prime ore di sgomento da parte dei familiari, abbiamo fatto anche ieri, c'era il consiglio aperto ai soci, c'è la volontà di continuare e di portare la battaglia fino in fondo. Io ho sempre sostenuto che la questione della verità, scritta ormai dal luglio 2009 sulla strage di Viareggio, è un problema che riguarda la popolazione, che riguarda i cittadini. La battaglia sulla giustizia, per quanto è possibile rispetto a queste tremende tragedie, deve coinvolgere in primo luogo le associazioni, i comitati dei familiari, dei sopravvissuti. Ma la sicurezza riguarda principalmente il mondo del lavoro. Su questo non si può. Credo che l'Associazione dei Familiari di Viareggio, arrivando fino a questo punto, dopo 12 anni quasi, ha fatto il possibile, forse anche l'impossibile, per tenere sul banco degli imputati Moretti e tutti i grandi capi delle ferrovie e non solo. Ora deve scendere, deve mobilitarsi i lavoratori e le lavoratrici e tutte le associazioni, i comitati, le strutture che sono al loro fianco. Ci sarà venerdì, ci sarà a Firenze un'iniziativa, un presidio di fronte alla prefettura. Io ho discusso con i compagni e le compagne di Firenze, con le associazioni, gli ho detto che sia un'iniziativa unitaria di lotta e di mobilitazione di tutte le realtà sindacali, nessuna esclusa. Sulla sicurezza e la salute o su stragi come Viareggio non si può discutere e dividersi, bisogna unire le forze, perché già anche unendo le forze sarà molto difficile creare un movimento di opinione, creare campagne di mobilitazioni per smuovere e dare visibilità a questi problemi. E venerdì ci sarà, siamo riusciti con una battaglia non indifferente, ci sarà lo sciopero generale di tutta la provincia di Lucca contro questa sentenza e per la sicurezza e la salute. È chiaro che viene convocato dalla CGIL, solo dalla CGIL, perché le altre realtà sindacali non sono in grado di assumersi questa responsabilità, stanno facendo alcuni dei presidi a Roma e in varie città, però noi diamo la solidarietà a tutte le iniziative, ma mettiamo al centro la questione dell'unità, cioè unire le forze per condurre questa battaglia. Quindi è un problema di coscienza, di unità, di solidarietà e di organizzazione, perché senza i quali non possiamo costruire quella mobilitazione che tenga viva la questione e soprattutto che possa strappare dei risultati sul piano appunto della sicurezza in particolare e sul fatto che non dobbiamo dimenticare assolutamente queste stragi, perché sarebbe un torto che facciamo alle vittime e soprattutto ai familiari. Per cui c'è bisogno di solidarietà, di unire le forze e di costruire momenti alti di mobilitazione. Poi tutto il resto, dalle raccolte di firme alle iniziative, volantinaggi, piccoli o grandi che sia, hanno una grande importanza e sono preziosi. Iniziative di studio, di approfondimento, seminari, convegni, è tutto importantissimo, perché noi in questi anni abbiamo fatto anche questo. Però quello che è sostanziale, che fa la differenza, è il fatto che i lavoratori, le realtà sindacali abbiano un'azione unitaria e fortemente di mobilitazione. E con questo vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, sì, credo che sia assolutamente importante appunto andare avanti su questo punto. Dunque, ho iscritto Tino Balduzzi, prego. Aggiungo alcune cose, mi sentite? Sì. Aggiungo alcune cose sulla sicurezza delle ferrovie. Vedendo, studiando la questione di Terzo Valico e Torino-Lione,
abbiamo scoperto un po' di cose. Innanzitutto che nelle gallerie lunghe la temperatura che c'è in galleria è intorno ai 50 gradi. Questo avviene già su un Gottardo e sarà anche se fanno Torino-Lione la stessa cosa, e la stessa cosa anche sul Terzo Valico. In pratica se un treno si ferma dentro una galleria così lunga, la temperatura è quella. Sul Gottardo è previsto un raffreddamento, però non è chiaro se lo stanno applicando o meno, anche perché costa un'ira di Dio raffreddare milioni di metri cubi d'aria per 57 chilometri. Questo solo per dire che, per fare un esempio, ma c'è un altro enorme problema. La normativa italiana e più ancora quella europea prevede delle gallerie di sicurezza a fianco delle gallerie normali. Se venisse applicata tutta la normativa, più o meno metà delle gallerie ferroviarie italiane verrebbero chiuse oggi, per esempio tutte le gallerie della Liguria, praticamente tutte, insomma. E questo per dire che in realtà intorno a RFI c'è una campana di vetro che tiene questa baracca qui garantita da tutto quello che può succedere. E RFI di fatto, noi lo stiamo vedendo, sta facendo lavoro sporco per certi poteri. Per esempio sul Terzo Valico è venuto fuori che c'era di tutto dal punto di vista dell'illegalità. Hanno arrestato i vertici di COCIV, che era l'ente che praticamente faceva tutto. Bene, COCIV è stato di fatto sostituito con RFI. E quindi in realtà c'è un gruppo di potere lì che sta facendo, che praticamente ha l'impunità. Sostanzialmente, e credo che quella sentenza lì semplicemente abbia confermato questa cosa qui. Non potevano fare una cosa diversa perché probabilmente sarebbero scoppiate altre cose. Mi fermo qua perché poi qui si va fuori tema davvero, però comunque c'è questo enorme problema di RFI. Se mai aggiungo una cosa, visto che ci siamo, visto che sono qui, attenzione che sta succedendo una cosa pazzesca, che è l'uscita del piano per il deposito nucleare italiano, che era fermo praticamente, era pronto da 5 anni, e l'hanno fatto uscire in pieno Covid, quando praticamente non è possibile andare a prendere tutta la documentazione, anche perché la documentazione che appare sul sito è parziale. La documentazione completa è visibile solamente, diciamo, nei certi depositi come Trino Vercellese, ma anche al sud. Quindi in tempi di Covid non ti puoi muovere, devi andare lì. E i termini sono 60 giorni. Quindi ci stanno chiedendo sacrifici da un lato e al tempo stesso ci stanno tirando questo colossale pacco, senza dire altre cose, per cui metterebbero in un deposito superficiale anche le scorie ad alta intensità, che invece vanno messe in un deposito geologico sottosuolo. Tutto questo in attesa che venga fatto entro 50 anni un deposito europeo, dove non c'è nessuna garanzia che questa cosa venga fatta. Tra l'altro,
un deposito di quel tipo lì è anche un obiettivo bellico, perché adesso le cose vanno bene, ma potrebbero andare male con i carri di luna che battono. Quindi, vabbè, comunque mi fermo qua. Forse è il caso che magari su queste cose qua Medicina Democratica ci spenda qualche parola. Grazie. Volevo dire una cosa, se posso, a sì, proposito della sicurezza in galleria. Io ho fatto i controlli come ufficiale di polizia giudiziaria ai tempi della costruzione dell'alta velocità Bologna-Firenze. E per quanto riguarda la sicurezza nelle gallerie, ad avviso nostro, di molti, praticamente esiste la galleria di servizio solo per 12 chilometri dall'ultima galleria di 19 chilometri che da Vaia arriva a Firenze. Tutto il resto dei 73 chilometri in galleria tra Firenze e Bologna non hanno una galleria di servizio, ma solo delle uscite di servizio. Quindi praticamente è stata fatta una galleria solo per salvarsi la coscienza quando ci fu l'incidente del Monte Bianco, che tutti voi ricorderete, penso in particolare Riccardo Antonini, che ha una buona memoria, ricorderà. E quindi praticamente abbiamo delle situazioni che finché non succede niente va tutto bene. Ma io ho la sicurezza che il treno ad alta velocità da Bologna e Firenze sia senza rischi, no, francamente non ce l'ho. Quindi sì, mettere un po' l'occhio sulla sicurezza in ferrovia anche non sarebbe male. Grazie. Dunque, io non ho altri interventi, direi che comunque siamo rimasti nei tempi. Scusa, posso fare un'osservazione? Sì, prego. Allora, fra le tante riflessioni che questa sentenza della Cassazione è venuta anche una che riguarda, diciamo, il sistema organizzativo della giustizia. Cioè, forse il caso sarebbe di pensare a una procura nazionale che si occupi e che gestisca queste situazioni, queste stragi, queste situazioni particolarmente gravi. Ora, io la Procura della Repubblica di Lucca, che era competente appunto perché la tragedia è successa appunto in quel territorio, io la conosco piuttosto bene. Tra l'altro c'era anche un procuratore capo all'epoca, Pietro Suca, un valido magistrato. Però queste piccole procure, spesso e volentieri, quando succedono fatti così gravi, non hanno un'organizzazione, non hanno forse anche la competenza per gestire situazioni di questo tipo. Questo punto è fondamentale. Perché? Perché poi i processi che poi arrivano alla Cassazione vengono istruiti e vengono preparati appunto dalla procura del posto. Allora, se una procura del posto non è in grado, per tutta una serie di motivi, a fare delle indagini accurate, perché spesso c'è un problema anche di organico, un problema anche organizzativo. E poi è chiaro che se arriva la Cassazione, la quale come giudice di legittimità si arriva alle sentenze che abbiamo visto. Quindi forse anche il discorso di un eventuale di una procura generale nazionale, quantomeno per i casi più gravi come quello di Viareggio, ma ce ne sono purtroppo tanti altri. Ecco, questa è una delle tante riflessioni cui potrebbe portare questa disgraziatissima sentenza. Sentenza peraltro preannunciata, parliamoci francamente, perché tanto si sapeva che il fine era quello, cioè eliminare appunto l'aggravante, sulla base di quella la prescrizione è più breve, quindi come poi è stato deciso, le ipotesi più gravi prescritte. Grazie. Allora, dicevo, siamo rimasti nei tempi come ci eravamo previsti, per cui le due ore che avevamo previsto per appunto per tutti questi incontri.
Io ringrazio tutti coloro che hanno appunto che sono intervenuti, quelli che hanno partecipato. Ricordo il fatto che appunto questo video comunque verrà pubblicato sul nostro sito e per cui se qualcuno vuole fare girare anche la cosa può essere utile. Niente, ricordo che a partire da oggi fino al 9 marzo, tutti i martedì, più o meno alla stessa ora, per cui verso le 18 in ogni caso, appunto terremo una iniziativa di questo genere. E il prossimo sarà tutti appunto lunedì, non i martedì, tutti lunedì. Il prossimo sarà il 19, che è martedì. No, allora è martedì. Sì. Sì, è martedì, quindi. Tutti martedì, sì. Ok. E, appunto, il prossimo sarà il 19 alle 18 e parleremo appunto di medicina e salute sul territorio, per cui parleremo del distretto, della Casa della Salute, della medicina generale. Ci sarà Maurizio Bardi, che è un medico di medicina generale, Gianluca Garetti, anche lui medico di medicina generale di Firenze, e Francesco Carta, medico di medicina generale della Sardegna, della Medicina Democratica della Sardegna. Per cui niente, vi ringrazio, ci troviamo a questo punto martedì prossimo alle 18. Grazie. Arrivederci. Ciao, arrivederci a tutti. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Buona serata. Grazie, arrivederci.